Chi ha discernimento vive una vita autentica, chi invece non ha discernimento è un ipocrita. Chi non ha discernimento guarda le cose, guarda le persone, guarda gli eventi, guarda i fatti, come vive lui, cioè ipocritamente. Cioè guarda la buccia delle cose, guarda l'aspetto delle cose, ma non sa riconoscere il contenuto. Per esempio, quando i ragazzi vivono il fidanzamento, la relazione, e hanno poi rapporti prematrimoniali, come potrebbe essere un rapporto extraconiugale, per esempio, quella è una vita ipocrita. Quel gesto è ipocrita perché non corrisponde al contenuto. Non ho consegnato la mia vita all'altro, non mi sono giocato nulla, mi sono giocato molto poco. Quel tempo che sto con la ragazza, la passione, posso essermi giocato la passione, posso essermi giocato un sentimento. Io non mi sono giocato nulla, non ho preso un impegno, una responsabilità per sempre. A questo è legato alla sessualità, cioè il gesto della sessualità, il gesto dell'unione, è un gesto che corrisponde, che manifesta un contenuto che è l'amore, no? Che è l'amore che significa la consegna totale, la sottomissione, eccetera. Tutto questo con una responsabilità, quindi non è soltanto una cosa di cuore, è una cosa anche di testa, è una cosa che coinvolge tutta la mia persona. E quindi necessariamente è un atto aperto alla vita, cioè un atto che sta nella volontà di Dio, è un atto che mi coinvolge completamente al punto che posso dare, se Dio vuole, se Dio ha pensato questo, il frutto di un'altra vita. Tutto questo comporta combattimenti, comporta molta preghiera, comporta cadute eventualmente, ma se non c'è tutto questo, se slego per il gesto sessuale a ciò che significa profondamente, a ciò che esprime, che è esattamente quello che ha fatto Dio, cioè Dio si è unito a noi completamente dandoci la vita, così ha fatto Cristo, no? Dice San Paolo, dando la sua vita per la sposa, e la sposa è sottomessa per sempre al suo sposo perché è messa sotto la sua protezione, cioè si consegna completamente a lui, per questo genera figli, per questo siamo tutti noi qui, e questo vale per me e per te con Cristo. Ma se non c'è la sottomissione, non nel senso dell'Islam, ma la sottomissione che è mettere la mia vita sotto la protezione di uno che mi ha amato profondamente, conosce profondamente quello che c'è nel mio cuore, lo diceva San Paolo, che io vorrei fare il bene ma non posso, è stato lui che ha dato la vita al punto da togliere dal profondo del mio cuore questa radice velenosa che è il peccato, che è la menzogna del demonio, facendomi libero. Se io vivo un rapporto ipocrita con il Signore, per esempio, da prete, da suora, da cristiano, allora non saprò più discernere nulla nella mia vita. Come un ragazzo e una ragazza che vivono un rapporto, ma non soltanto sessuale, sino qualsiasi tipo di relazione, non senza arrivare lì, ipocritamente, facendo gesti, dicendo parole che non corrispondono all'autenticità più profonda e non corrispondenti alla tappa della vita, non sapranno discernere nulla. E un cristiano discerne quando arriva il bene, dice Geremia, dice maledetto l'uomo che confida nell'uomo, che sarebbe maledetto l'ipocrita. Non ho maledetto perché Dio lo maledice come una... No, perché se vivi ipocritamente, dice, quando arriva il bene, non lo vedi, non capisci che sta arrivando il bene. Pensi magari che sia male, pensi magari, e quando arriva il male pensi che sia bene. Non sai discernere cosa c'è dietro una malattia, dietro un cancro, anche terminale, di una persona giovane, di una persona che, di una mamma con dei figli, di un papà, cose terribili, dolorosissime, che ti spaccano il cuore, però davanti agli occhi di una persona che non vive ipocritamente, cioè vive legata a Cristo, vive autenticamente, ha un altro senso, non quello del mondo. C'è dentro un bene anche lì, perché Dio ha trasformato il male in bene, cioè ha trasformato la croce in porta di salvezza, in porta sulla vita. C'è il male, esiste il male, c'è il peccato, dentro c'è entrato Gesù Cristo, non avendo peccato. Nel momento in cui Gesù Cristo entra nella storia, la storia è redenta, e non è redenta soltanto per chi non lo vuole redenta. E sai che hai un discernimento che parte dalla tua esperienza, perché questo significa vivere autenticamente e non ipocritamente. Vivere autenticamente significa sapere perfettamente quello che diceva San Paolo, che è legato esattamente all'antropologia rivelata nella Bibbia, cioè nel Genesi,
c'è lì dentro un veleno, e anche se battezzato porto questa ferita, per cui tante volte io vorrei perdonare, vorrei amare, se sono sposato vorrei aprirmi alla vita, ma per tante ragioni che risuonano tutte dentro a questo che chiamiamo peccato, che è una frustrazione nel piano di Dio, che è tagliare con lui l'egoismo, la superbia, pensarmi capace di capire, decidere io cosa è il bene e cosa è il male, e scambio quindi costantemente il male per il bene, questo peccato che abita in me mi impedisce di essere felice, mi impedisce di compiere il mio matrimonio, di vivere la mia consacrazione, la vita religiosa, di vivere il mio ministero sacerdotale, presbiterale. Mi impedisce di studiare, mi impedisce di lavorare, mi impedisce secondo la volontà di Dio. Per cui dovunque sono nemici, dovunque sono avversari, dovunque sono contornato da persone che attentano alla mia vita, sempre mi devo difendere, perché confido nella carne, cioè confido in me. Dice, benedetto l'uomo che confida nel Signore, dice il profeta Geremia. Quando arriva il bene, lui lo vede. La sua vita è benedetta, il Salmo 1, no? Eccetera. Sempre i salmi. Qual è la benedizione? La benedizione è più grande, la beatitudine più grande, è avere discernimento di fronte a ogni evento e riconoscere il dito di Dio in ogni situazione, anche le più dolorose. Ma questo lo può avere, questo discernimento lo può avere soltanto chi è autentico, cioè chi conosce se stesso e chi conosce che quel se stesso nel quale abita il peccato, che compie tanto male, che fa male, che ha rancori, che pensa male, che giudica, che è invidioso, che è geloso, cose che gli scappano dalle mani. Le persone, no? Vedi che sei geloso, stai tanti anni nella congregazione, hai tantissima esperienza, poi ti vedi che sei geloso, ma come? Ancora sono gelosa? Ma sono 50 anni che sto. Sì, ancora sei gelosa, perché ti sfugge di mano, ma siano rese grazie a Dio perché ha inviato il suo figlio Gesù Cristo. Che non è che mi perdona una volta e poi dice no, la seconda no, quello facciamo noi, no? Siamo alla cassa, dice ho perdonato quel giorno, e alla quinta, quando va bene, alla quinta no. No, lui perdona sempre. Chi ha questa esperienza, cioè come San Filippo Neri, noi, non togliere la mano dalla mia testa, io ti tradisco domani, quello che poi ha conosciuto San Pietro dopo aver incontrato il Signore, dopo il tradimento, allora sa riconoscere il bene in tutto, perché sa riconoscere che in tutto Gesù Cristo si dona. Non può mai cancellare quella persona, non può mai giudicare quella persona, non può mai etichettare quella persona. Certamente vedrà che quella persona ha un caratteraccio, sicuramente il cancro rimane cancro, sicuramente una situazione difficile in ufficio, con il capo ufficio, col collega, quella rimane così. Ma io riconosco in quello ciò che è la croce, cioè il cammino di ritorno al Padre. Che posso umiliarmi lì? Questo significa metterti d'accordo con il tuo avversario. Questo significa, ma molto concretamente, metterti d'accordo con tua moglie, cioè non giudicarla mentre sei per via. Perché quello che noi andiamo a vivere sarà un giudizio, sarà un tribunale, nell'ultimo giorno, ma anche oggi. Perché oggi se io non mi riconcilio con questa sorella che ho accanto, nel profondo del mio cuore, pagherò fino all'ultimo spicciolo quello. Perché? Perché non starai in pace, perché non avrai discernimento, perché non capirai nulla, perché mormorerai, perché giudichi quella sorella e contemporaneamente ti sarà pesantissimo obbedire a quella cosa, ti sarà pesantissimo entrare in quella sofferenza, in quell'artrosi. Ma se hai discernimento, allora potrai entrare in quell'artrosi, potrai entrare in quella reazione difficile. Un ragazzo potrà combattere per vivere un fidanzamento casto, potrai studiare, possiamo vivere, potrai pregare, potrai entrare in una regola, potrai entrare in tutto. Questo è riconciliarsi con il fratello. Ma come posso io mettermi d'accordo con il fratello quando è un avversario? Quando c'è discernimento. E quando ho discernimento si è sperimentato l'amore infinito che ha Gesù Cristo per me. Che io non posso nulla senza di lui. Magari sono anche Leonardo da Vinci, ma non posso amare, non posso darmi gratuitamente. Quindi non sono compiuto, sono un uomo, mezzo uomo, una mezza donna, un mezzo prete, una mezza suora, una mezza vedova, perché se non amo, ma no, perché oggi il Signore viene, si dona a noi, ancora una volta, gratuitamente. Tu sei entrato in quella prigione dove hai pagato per me sino all'ultimo spicciolo, per darmi il potere di riconciliarmi, per mettermi in ginocchio davanti al fratello e chiedere perdono, per umiliarmi davanti a quella storia, per capire che dietro a questa malattia c'è la possibilità di purificarmi, c'è la possibilità di umiliarmi, c'è la possibilità di offrirla nell'amore con il quale ti ama, ti sposa, ti unisce a lui sulla croce, Gesù Cristo.